Onorevole Lampelli, siamo alla Lettera 22, un'associazione di giornalisti di centrodestra, ma ci piacerebbe invece parlare di quello di cui si sta parlando in questi giorni, il referendum, di che lei è uno di quelli, mi diceva fuori linea, che è andato a votare. Sì, io sono andato a votare, ho votato tre sì, ho rifiutato la scheda sul legittimo impedimento e soprattutto ho fatto campagna referendaria, insomma, forse tra i pochi, se non sono stato addirittura il solo a fare avviso aperto in aria, ovviamente approfittando della libertà di voto lasciata da Berlusconi e dal Popolo della Libertà. Ho ritenuto che fosse necessario starci perché gli assenti a casa mia, in politica in particolare, hanno sempre torto. Infatti si è pensato che si è difeso poco, che alla fine il governo ha difeso pochissimo le proprie posizioni. Sarebbe stato meglio che il governo scendesse in campo e casomai avesse il coraggio, la volontà di difendere le proprie posizioni oppure anche di rinegoziarle, rimeditarle, perché alla fine comunque nella libertà di coscienza c'è anche il desiderio di ascoltare i cittadini e di capire quale fosse l'opinione maturata sia sul nucleare, sia sull'acqua e sia su questa legge poi osservata e modificata dalla Corte Suprema e che è appunto il legittimo impedimento. Secondo me non è stato sbagliato fare questo, magari andava fatto anche un po' di energia e di convinzione in più, invece di scansarsi e mettersi di lato, andava ascoltato davvero il cittadino, che è comunque il centro del processo democratico, e avremmo scoperto tante cose, insomma, per esempio che il nucleare effettivamente è una tecnologia morta e sepolta, insomma, che rappresenta il vecchio, non è soltanto un problema di salute, di tutela della sicurezza. Che forse la gente è più attenta di quanto si pensi. Penso di sì, probabilmente anche i nuovi circuiti, le nuove tecnologie, le piazze virtuali, internet, i social network, Facebook, stanno aiutando alla formazione di opinioni in maniera parallela, quando non addirittura contraddittoria rispetto alla carta stampata piuttosto che alle stesse televisioni. Quindi io penso che da questo punto di vista ci si debba attrezzare, perché i cittadini stanno più avanti di noi, sono nelle condizioni di capire fino in fondo le ragioni, per esempio, tornando al nucleare, per le quali la Germania, che è il paese più industrializzato d'Europa, ha deciso di chiudere le proprie centrali e addirittura di dismetterle al 100% entro il 2022. E quindi c'è da dire che loro hanno il carbone, per la verità. Sì, c'è anche un programma parallelo che prevede che entro il 2050 l'80% di produzione energetica avvenga attraverso le fonti rinnovabili, quindi non credo che abbiano intenzione di inquinarsi i polmoni dopo aver rinunciato all'inquinamento dell'uranio, quindi insomma penso che abbiano fatto una scelta geopolitica importante. Penso che l'Italia, che è più o meno nelle stesse condizioni da un punto di vista anche politico della Germania, perché abbiamo perso, tanto per capirci, insomma, la seconda guerra mondiale, quindi nessuna delle due nazioni può avere la bomba atomica. La Francia ce l'ha, la Gran Bretagna ce l'ha, gli Stati Uniti d'America ce l'hanno, anche perché l'energia nucleare, i reattori nucleari per uso civile producono energia e contemporaneamente completano la filiera del nucleare militare. Noi ce la possiamo scampare da questo punto di vista, nella sfortuna siamo fortunati, e quindi il fatto di aver chiuso nel 1987 le nostre centrali può diventare un punto di forza, non è detto debba essere un punto di debolezza. Quindi insieme alla Germania possiamo diventare i primi al mondo ad arrivare per esempio al nucleare pulito, alla fusione, alla fusione calda o fredda, alla quarta generazione, ovvero a sviluppare. Ma questo cozza un po', mi permetta se la interrompo, con la mancanza di fondi, con la tirata di orecchi che è stata fatta in questi giorni a Tremonti e sulla necessità di investimenti. Beh, non è così, perché per fare le centrali nucleari abbiamo evidentemente trovato 32 miliardi soltanto per costruirle, più i costi di gestione, più i costi di smaltimento delle scorie radioattive, che nessuno sa quanto ammontino, tant'è che Tremonti è andato lì ad accusare tutti i paesi nuclearizzati per dirgli: voi dovete affiancare al vostro dato sul debito pubblico, al vostro dato sul debito privato, il dato sul debito atomico, perché noi non abbiamo questo problema, voi sì, e ci dovete dire quanto vi costerà lo smaltimento, lo stoccaggio delle scorie radioattive per le centrali che dismetterete. Quindi insomma, diciamo che i soldi ci sono, non ci sono solo questi, ci sono anche i soldi del CIP 6, che è la nota tariffa che si alimenta attraverso le tasse che paga ogni cittadino italiano, anche il più povero in canna, quindi basta accendere la luce per trovarsi questa tassa che alimenta il CIP 6, che è un fondo che va per la ricerca e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Quindi insomma, i soldi non è vero che non ci sono, magari vanno utilizzati meglio, perché il CIP 6 dovrebbe alimentare le energie rinnovabili
invece clamorosamente in Italia va anche ad alimentare gli inceneritori piuttosto che le raffinerie degli scarti del petrolio, casomai qualcuno ci compra qualche giocatore, e quindi insomma penso che l'uso proprio di questi fondi che sono indirizzati dall'Europa esattamente e soltanto su questo, e l'uso dei 32 famosi miliardi che erano stati stanziati per lo sviluppo del programma nucleare italiano siano le fonti più concrete per poter affrontare la ricerca scientifica, per essere avanguardia delle tecnologie energetiche del futuro invece che retroguardia di quelle che comunque non hanno un futuro, perché il nucleare da fissione è figlio della seconda guerra mondiale, dicevo, della bomba atomica, che fortunatamente è dietro le nostre spalle. L'ultima domanda poi la lasciamo andare, anche perché stiamo sotto la pioggia, ma lei ritiene che a questo punto il governo sia in grado di riconsiderare tutto questo senza disunirsi? È un periodo di grosso bollire oggi in pentola. Se si considerano i cittadini dei pecoroni, sicuramente no. Se si considera il cittadino il centro della democrazia, quindi il depositario del concetto di sovranità popolare, bisogna ascoltare le indicazioni che sono venute, che non sono venute per terrore o per paura o per disinformazione, come dicono quelli che minimizzano, sono invece arrivate da una platea attenta che ha studiato, che ha letto su internet, che ha fatto il passaparola in maniera sistematica e che si è comunque formato una coscienza. Io penso che il cittadino comunque da questo punto di vista vada rispettato e molte delle indicazioni che ha dato sono giuste, io almeno tali le ho ritenute ed è per questo che ho fatto la battaglia per i sei. Perfetto, lo ringraziamo, arrivederla. Grazie a voi.